la posizione di Kostic e avrebbe avuto la possibilità. Di Maria! Capire, guarda come si fa, guarda come si anticipa, guarda come si arriva su tutti i palloni. Questo è l'esempio che deve portare a tutti. Guarda che palla, anche qua Vlahovic non si libera mai dal marcatore. Lo fa Di Maria, che è la metà del serbo, la metà. Io avevamo detto anche prima, Franci, durante la telecronaca, che bisogna attaccare, che bisogna smarcarsi dentro l'area. Bisogna, e lui, se andiamo a analizzare anche l'azione, come è partito in anticipo pensando che la palla sarebbe arrivata lì, perché quando la palla c'è la Kostic, su 10 cross 7 ne arrivano lì in quella posizione, quindi spesse volte si pensa che per fare gol bisogna essere grandi per forza, ci vuole tempismo e bisogna sapersi muovere dentro l'area. E Di Maria comunque ha dimostrato di essere un giocatore, ragazzi, questo in tutte le partite che contano c'è quasi sempre, 4 gol in 3 partite, fare. La sua storia 4 lo gol consecutivi, 4 gol in 3 partite in Europa League a 35 anni, nella fase dopo il mondiale, quando finalmente sta bene. A proposito di quello che parli, io in camera da piccolo avevo una foto, la bandierina va via zuppi, cioè, saltellando praticamente, guardando, palla dentro, la bucano in due, la palla arriva dietro dove c'è Locatelli come ultimo uomo, mancano 45 secondi alla fine della partita, 94 e 20, Locatelli apre per Quadrado, benissimo di testa per mettere in appoggio a Chiesa, non ce la fa però perché la legge benissimo il terzino del Friburgo, arriva Di Maria che recupera anche questo pallone da terra, la tiene lì in mezzo a due, la perde comunque perché non è un centrale difensivo né un terzino, prova a ripartire il Friburgo sulla sinistra, ma Quadrado va a chiudere benissimo, Bonucci può sparare lungo o servire Szczęsny, ripassa da dietro, 20 secondi alla fine, voglio capire cos'ha Federico Chiesa, lo voglio sapere al più presto. Locatelli serve sulla sinistra Danilo con grande calma per non rischiare, perché la Juve adesso ha due giocatori che sono stremati e stanchissimi, Di Maria su tutti che ha fatto una partita imperiale e Chiesa che zoppica e voglio capire perché. Bonucci, giro palla lenta, mancano due secondi, 1-0, game over allo stadium, la Juventus vince 1-0 contro il Friburgo con gol di Angel Di Maria che si accascia alla fine della partita stremato, senza forze in mezzo al campo, partita sontuosa, ma c'è un però, perché Federico Chiesa prende o cammina male col ginocchio destro, infortunatosi, e ci sono molte preoccupazioni attorno a questo, ovviamente. Vediamo se è Allegri dopo.